Ciao a tutti! Non importa quanto un scienziato o un archeologo possa imparare o quanto diventino esperti, non ci si può aspettare che sappiano tutto ciò che c'è da sapere sul passato. Ci sono alcune scoperte sul passato che sfidano tutto ciò che pensiamo di sapere sui nostri antenati, portando a enigmi che non possono essere risolti. I misteri antichi sono ovunque intorno a noi, eppure non ci vengono mai insegnati a scuola. Permetteteci di riempire alcune delle lacune per voi con questo video. Iniziamo! Il gioco elusivo di Ur. Gli esseri umani giocano e si divertono con i giochi da tavolo da migliaia di anni e alcuni dei giochi che ci piacciono oggi sono basati su giochi molto più antichi, progettati molto tempo prima. Gli scacchi, per esempio, sono una versione evoluta di un gioco vichingo noto come Hnefatafl. Poiché sappiamo questo, possiamo fare una stima abbastanza buona delle regole di Hnefatafl. Purtroppo, non possiamo dire lo stesso del gioco reale di Ur, anche se abbiamo trovato più di 100 tavole complete insieme alla maggior parte dei pezzi. Questo gioco, noto anche come il gioco dei 20 quadrati, veniva giocato in Mesopotamia 3600 anni fa e divenne successivamente popolare in gran parte del Medio Oriente e del Mediterraneo. La tavola di forma irregolare ha 20 quadrati, da cui il nome, con diversi motivi su ciascun quadrato. Una tavoletta cuneiforme scoperta in Iraq nel 1880 ci dice che i quadrati con motivi a rosetta sono considerati fortunati e che ogni giocatore ha 5 pedine all'inizio del gioco, ma non menziona nulla su come si gioca. Diversi esperti di giochi moderni hanno fatto ipotesi sulle regole e hanno creato le loro versioni, ma non sapremo mai se qualcuna di esse sia corretta. Rituali della civiltà Maya. Se eri un membro della civiltà Maya, ci si aspettava che donassi il tuo sangue, sudore e lacrime agli dèi, e lo intendiamo letteralmente. Nel 2018, archeologi e ricercatori hanno completato uno studio su punte di freccia vecchie di 500 anni, trovate in un tempio Maya in Guatemala, e hanno raggiunto una conclusione sorprendente. Tutte le punte di freccia erano coperte di sangue umano, ma non sembravano essere state usate in battaglia. Invece, le armi affilate, fatte di vetro vulcanico nero, erano probabilmente usate in antichi rituali di sanguinamento. Gli archeologi credono che le persone venissero trafitte ai lobi delle orecchie, alla lingua e forse anche ai genitali, affinché il loro sangue scorresse e desse vita alle divinità che veneravano. Le ferite non sarebbero state fatali, quindi le persone probabilmente si sottoponevano volontariamente a questo supplizio più volte durante la loro vita. Si pensava che il sanguinamento, in momenti importanti della vita di una persona, come la nascita o il raggiungimento della maggiore età, ad esempio, collegasse la forza vitale dei giovani a quella degli dèi e dei loro antenati, assicurando così la continuità spirituale della specie. Il sangue veniva raccolto e poi bruciato, con il fumo risultante visto come prova del sangue che saliva verso i cieli. Ci sono certamente modi meno dolorosi per dimostrare la propria fede. Mummia a due teste. Ecco una strana mummia che è stata nascosta al pubblico per più di 100 anni prima di essere finalmente fotografata nel giugno del 2018. È davvero una cosa enigmatica da osservare. Il corpo ha due teste, una appartenente a una donna umana e l'altra a un coccodrillo. I resti sono di origine egiziana, ma furono portati in Turchia durante la metà del XIX secolo e poi rinchiusi nel palazzo Topkapi a Istanbul. La leggenda vuole che i resti umani siano quelli di una principessa egiziana uccisa da un coccodrillo. I corpi della principessa e del coccodrillo furono poi combinati e sepolti nella speranza che lei potesse vivere come un coccodrillo nell'aldilà. Non è chiaro perché qualcuno desidererebbe tale destino per lei. Nessuno sa perché la strana creazione fu portata in Turchia in primo luogo, ma si pensa che fosse nascosta per non allarmare il pubblico. Non sapremo mai se la storia della principessa e del coccodrillo sia vera o meno. Potrebbe essere solo un modo per le persone di cercare di spiegare una scoperta altrimenti completamente inspiegabile. Il vaso enigmatico. Un modo di vedere questo antico vaso romano sarebbe dire che è pieno di buchi, ma preferiamo considerarlo come un enigma a sé stante.
Il vaso si trova attualmente nel Museo di Archeologia dell'Ontario in Canada, dove è stato studiato a lungo senza che nessuno sia mai giunto a una conclusione soddisfacente sul suo scopo. Un contenitore come questo non sarebbe in grado di contenere acqua, per ovvie ragioni, ma non sarebbe nemmeno buono per conservare il cibo, perché l'aria entrerebbe nel vaso attraverso i fori. Anche la sua origine è un mistero. Almeno un archeologo sospetta che non sia nemmeno romano. Secondo l'archeologo Charles Leonard Woolley, è più probabile che provenga dall'antica città mesopotamica di Ur. Ciò lo renderebbe probabilmente vecchio di 3.000 anni rispetto all'età di 1.800 anni attualmente attribuita. L'artefatto ha alcune somiglianze con un glirarium, un recipiente usato dai romani per conservare i ghiri commestibili, ma non ha i contenitori interni per il cibo che ci aspetteremmo di vedere in un oggetto del genere. Forse non è altro che un oggetto decorativo domestico. La sepoltura dell'uomo senza lingua. L'idea che i morti possano tornare in vita per tormentare i vivi è la premessa di molti film horror, ma al giorno d'oggi sappiamo che tale idea è finzione. Le persone che vivevano diversi secoli fa temevano molto che potesse diventare realtà. Ciò potrebbe spiegare questa strana scoperta funeraria fatta in Inghilterra nel 2017. Sono i resti di un uomo sepolto circa 1700 anni fa, posto a faccia in giù nel terreno e con una pietra piatta spinta nella bocca dove avrebbe dovuto essere la lingua. Gli insoliti resti sono stati riesumati da un cimitero a Stanwick, vicino al fiume Nene. Non si sa se l'uomo abbia perso la lingua a un certo punto della sua vita o se gli sia stata tagliata postuma. È noto che gli antichi popoli germanici a volte tagliavano la lingua delle persone considerate bugiarde, ma non ci sono registrazioni di tale punizione in Britannia romana. Tra la presenza della pietra e la sepoltura anomala a faccia in giù, è forse più probabile che le persone dell'epoca volessero essere molto sicure che questa persona non strisciasse fuori dalla sua tomba dopo la sepoltura. Mistero del sarcofago. Gli archeologi responsabili della nostra prossima scoperta inizialmente rimasero delusi da ciò che trovarono quando aprirono il sarcofago nero trovato ad Alessandria, in Egitto, nel 2018. Speravano di trovare i resti di Alessandro Magno e, sebbene non sembri essere il caso, hanno trovato un peculiare enigma medico. La bara di granito, che è stata sepolta circa 2000 anni fa, contiene i resti di qualcuno che sembra aver subito una forma antica di chirurgia cerebrale durante la sua vita. Il curioso scheletro è uno dei tre trovati nell'enorme bara di 2,7 x 1,5 metri, una donna adulta e due uomini adulti. L'uomo più anziano, che sembra essere deceduto intorno ai 40 anni, ha un buco guarito nel cranio che è coerente con la pratica medica antica della trapanazione. Questa procedura invasiva, che comporta la perforazione del cranio per alleviare la pressione, si pensava fosse efficace per curare tutto, dalle convulsioni alla depressione. Ci sono alcuni praticanti di medicina alternativa che vedono ancora la trapanazione come una forma efficace di trattamento medico oggi, quindi questo è un promemoria di quanto gli antichi egizi fossero avanti rispetto a qualsiasi loro pari in materia di medicina e chirurgia. Mummia peruviana. Milioni di persone in tutto il mondo credono che il nostro pianeta sia stato visitato da alieni in passato e scoperte come la prossima incoraggiano le loro credenze. È una presunta mummia aliena trovata in Perù nel 2018 e, anche se non è di origine extraterrestre, potrebbe essere i resti di una specie umana precedentemente sconosciuta. Questa seconda possibilità sembra improbabile perché la mummia ha solo circa 1800 anni. Studi condotti da ricercatori britannici hanno rivelato che la composizione genetica della mummia è per il 98,5% primate e per l'1,5% sconosciuta. Sebbene ciò possa sembrare molto primate, è molto vicino alla composizione genetica degli esseri umani. A differenza dell'essere umano medio, però, questa mummia ha tre dita per ogni mano e una testa allungata del tipo spesso descritto da persone che affermano di aver incontrato alieni durante rapimenti. Quando si considerano anche le lunghe dita dei piedi, l'assenza di orecchie e le prominenti creste dermiche orizzontali, inizia a sembrare sempre meno umana. L'origine e la vera natura della mummia sono ancora considerate inspiegabili e la ricerca è in corso. Artefatti asiatici antichi.
A prima vista, questa perla di bronzo piombato e la fibbia scoperta in Alaska nel 2016 potrebbero non sembrare avere alcun reale significato, al di là di essere una interessante scoperta del XII secolo. Considerando la loro composizione, però, potrebbero sfidare la narrativa della scoperta dell'America del Nord da parte di non nativi. Questo perché il metallo fuso di cui sono fatti è stato prodotto da qualche parte in Asia, da dove probabilmente ha trovato la sua strada verso la Siberia e poi ha attraversato lo stretto di Bering per raggiungere il popolo Thule in Alaska. Ciò indicherebbe un grado di contatto, o almeno contatto indiretto, tra l'Asia e il Nord America molto prima che gli europei vi sbarcassero. La fibbia, in particolare, è di interesse perché è un prodotto industriale considerato senza analoghi nel contesto delle scoperte alascane dello stesso periodo. È di un tipo che veniva usato nelle bardature dei cavalli, noto per essere stato utilizzato in Cina più di 2000 anni fa, anche se non sembra essere così antico. Gli antichi alascani usavano tecnologie cinesi ancora più antiche per gestire i loro cavalli? Pare proprio di sì. Nel 1978, nel remoto deserto del Karakum in Turkmenistan, un gruppo di archeologi sovietici fece una scoperta che resta avvolta nel mistero fino ad oggi. La chiamarono Porta di Akzar, una massiccia struttura di pietra che sembrava scolpita in un unico blocco solido, decorata con intricati motivi d'oro. L'oggetto, alto circa 3 metri, sembrava brillare di una luce soffusa, scientificamente inspiegabile. I primi rapporti indicano che, al crepuscolo, la superficie della porta rifletteva motivi simili a stelle e costellazioni sconosciute. Tre scienziati, la cui silhouette solenne è catturata in questa storica immagine, furono i primi ad analizzare la struttura. Nonostante l'avanzata attrezzatura dell'epoca, nessuno riuscì a identificare l'origine dei materiali o a datare con precisione l'oggetto. La teoria più accettata, anche se controversa, è che la porta di Akzar fosse una reliquia di una civiltà preistorica avanzata, scomparsa millenni fa. Si dice anche che, dopo giorni di studio, due dei ricercatori scomparvero misteriosamente, alimentando ulteriormente l'enigma. Oggi la porta di Akzar continua ad essere oggetto di studio e fascinazione, ma le domande sul suo scopo e sulla sua origine rimangono senza risposta. Alcuni credono che sia un portale verso un altro mondo, altri lo considerano un artefatto religioso o un meccanismo astronomico. Ciò che è certo è che, nel cuore del deserto, rimane immobile, custodendo i suoi segreti sotto il cielo infinito. E tu, cosa ne pensi di questa scoperta? Raccontacelo nei commenti. Cappello d'oro di Schifferstad. Di tutti i materiali con cui si potrebbe fare un cappello, il bronzo è uno dei meno adatti. Potrebbe essere un ottimo materiale per fare un elmo per un guerriero in battaglia, ma sarebbe molto meno pratico per un copricapo quotidiano. Per questo motivo, mettiamo in dubbio l'esistenza di questi quattro cappelli conici dell'età del bronzo. Tutti e quattro i manufatti sono simili, sono alti, a forma di cono e coperti di misteriosi simboli astratti. Tre dei cappelli sono stati trovati in Germania, mentre il quarto è stato recuperato a Vienna in Francia. Il più antico ha all'incirca 3.400 anni, mentre il più recente è stato realizzato circa 2.800 anni fa. È stato notato che assomigliano al cappello stereotipato di un mago o di una strega, ma ciò non significa che le persone che li indossavano fossero considerate dotate di poteri magici. Il più elaboratamente decorato è il cappello d'oro di Schifferstadt, chiamato così per il luogo in cui è stato trovato in Germania nel 1835, ed è coperto di bande, forme di dischi e rappresentazioni dell'occhio umano. Come gli altri, è fatto di bronzo con uno strato di placcatura in oro. Nessuno sa chi abbia fatto o indossato questi cappelli o perché siano così rari. Il sarcofago di Mainz. Quando un antico sarcofago è stato aperto a Mainz in Germania nel giugno del 2019, gli archeologi hanno affrontato una corsa contro il tempo. La bara era stata sigillata per 1000 anni e nel momento in cui si aprì e fu esposta all'aria fresca, il suo contenuto avrebbe immediatamente iniziato a disintegrarsi. Se gli esperti volevano avere qualche possibilità di identificare la persona al suo interno, avrebbero dovuto essere veloci. Ecco perché l'operazione ha richiesto mesi di pianificazione.
sfortunatamente per loro, sembrava che chiunque avesse sepolto questa persona non volesse affatto che venisse identificata. Quando furono collocati all'interno del sarcofago, furono coperti di calce viva, probabilmente nel tentativo di accelerare il processo di decomposizione. Ciò significava che rimaneva così poco che gli scienziati non poterono nemmeno identificare alcun dente. Sono riusciti a determinare che l'occupante era maschio, ma è tutto ciò che sanno finora. È stata una delusione per molte persone che speravano di ottenere la conferma che si trattasse dei resti di Erkenbald, un ex arcivescovo di Mainz morto nel 1021. La presenza di un cappello da vescovo all'interno della bara rende ancora questa ipotesi altamente possibile, forse anche probabile, ma quell'ultimo pezzo di prova solida rimane ancora frustrantemente fuori portata. Complesso e enigmatico del Tempio. Un progetto di costruzione nell'est del Messico dovette essere interrotto nel 2013 dopo la scoperta accidentale di un antico tempio. Mentre gli archeologi accorrevano sul posto, l'entità della scoperta diventava chiara. Questo complesso di 2000 anni sembra contenere le rovine di un'antica piramide e i resti di 30 persone insieme ad animali sacrificati, figurine di argilla, specchi e beni funerari in giada. Gli esperti affermano che la piramide sembra essere stata costruita durante il primo secolo e l'ultima delle persone sepolte lì fu interrata 600 anni dopo. Finora è stato impossibile dire a quale credo o cultura appartenessero le persone o chi potrebbe aver costruito la piramide. Interessantemente, queste persone potrebbero aver avuto qualche conoscenza del mondo antico. Sembrano sicuramente aver raccolto deliberatamente fossili. Denti di dinosauro sono stati trovati in due delle tombe. Le figurine sembrano di design Maya, ma la ceramica è più coerente con quella trovata a Teotihuacan, una città di origine sconosciuta. Stiamo osservando i resti di persone appartenenti alla specie che costruì Teotihuacan, o è questa un'altra cultura antica sudamericana non identificata? Gli artefatti Quimbaya. Gli artefatti Quimbaya della Colombia sono bellissimi manufatti decorativi e splendidi esempi dell'artigianato antico. C'è di più in loro, però? Gli oggetti, che variano in età tra 2300 e 3000 anni, sono a volte anche chiamati artefatti Tolima e sono stati trovati solo nella regione intorno a Bogotà, la capitale del paese. Ne sono stati scoperti più di 100 finora. Mentre molti archeologi li considerano semplicemente splendidi esempi di figurine zoomorfiche, non tutti sembrano basarsi su creature viventi. Alcuni possono essere facilmente identificati come pipistrelli, uccelli, pesci o insetti, ma altri non somigliano a nessuna creatura conosciuta. Sono questi artefatti anomali che pongono un problema perché, invece di rappresentare animali, sembrano avere fusoliere distinte, ali, stabilizzatori e altre caratteristiche che si trovano su un aereo moderno. Hanno anche proprietà aerodinamiche perfette, il che significa che se ne aumentaste le dimensioni e lo lanciaste, sarebbe in grado di volare e planare. Come poteva tale conoscenza essere disponibile per le persone che vivevano così tanto tempo fa? Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!